Oggi prepareremo il super ciambellone. Per prepararlo abbiamo bisogno di 250 g di zucchero, 250 g di farina 00, 130 g di acqua, 130 g di olio di semi, 3 uova e una bustina di lievito. Iniziamo con uno sbattitore a sbattere le uova con lo zucchero e le faremo diventare spumose. Ok, andiamo a rompere le uova. Le uova insieme allo zucchero. Andiamo a sbattere le uova con lo zucchero. A questo punto, con la lame in movimento, andremo ad aggiungere poco a poco l'acqua, l'olio e infine la farina. Adesso aggiungiamo la bustina di lievito. Continuiamo a frullare. A questo punto la ciambella è pronta, il ciambellone è pronto, possiamo versare in una tortiera imburrata e poi infarinata. Verrà molto liquido, ma questo permetterà alla ciambella di venire morbida. Ok, la nostra ciambella è già stata infornata a 180 gradi, cuocerà per circa 45 minuti. Io ho aggiunto dei pezzi di cioccolato fondente tagliati grossolanamente, infarinati in modo che non scendano in basso. Possiamo altrimenti aggiungere delle nocciole, delle mandorle, dell'uvetta, un po' quello che ci piace. Aspettiamo che cuocia. La ciambella è cotta, adesso aspettiamo che si raffreddi e poi la togliamo dallo stampo. Ho sciolto 100 g di cacao di cioccolato amaro in circa 4 cucchiai di latte e adesso lo faccio scendere sopra la nostra ciambella. L'importante è farlo prima che diventa troppo freddo, perché altrimenti si solidifica e non riusciamo a stenderlo. Queste sono codette di zucchero. Li dovranno attaccare al cacao. Ecco, la nostra ciambella è pronta. Una volta che sarà freddato anche il cacao, potremmo tagliarla. E alla prossima videoricetta.